circuito di Fiorano giugno 2021, una data importante perché oggi tocchiamo con mano per la prima volta la fantastica SF90. Non è solo l'ultima nata in casa Ferrari. Con lei si sposta in alto tutta la gamma Ferrari, come non si era spostata da anni. Soprattutto avviene un cambio storico al vertice della gamma Ferrari. Non c'è più la 812 Superfast, la più potente, la più costosa, ma arriva lei, l'SF90. Non c'è più un V12, ma c'è un V8 biturbo ibrido. Tante novità, tante differenze, un passo storico. È lei il nuovo riferimento in Ferrari, ma è il riferimento per chiunque altro oggi voglia pensare di avvicinare o disegnare i nuovi livelli di performance su un'auto di questo tipo, su una supercar stradale. Due posti più lunga dell'F8 tributo, ma ben 1000 cavalli grazie al suo V8 biturbo da 780 cavalli e poi da 3 motori elettrici, 2 posizionati all'anteriore, uno per ciascuna ruota, uno al centro, subito dopo il motore, subito prima del cambio, che fa da motore elettrico prima del cambio, che fa anche da avviamento per il motore termico, che fa anche da retromarcia. La retromarcia è totalmente elettrica in questo caso. Soprattutto ciò che cambia è la trazione, 4 ruote motrici con i 2 motori elettrici che tirano, spingono, correggono la traiettoria sia in frenata ma soprattutto in accelerazione, un'auto bilanciata per pesi col motore posto ancora più in basso. I suoi 1570 kg a secco del modello assetto Fiorano, quindi 30 kg inferiore della stradale standard, diventano leggerissimi in curva. Non si sentono i cambi di direzione, il paricentro basso, diventa tutto fantastico. E poi l'uscita di curva, dove arrivano i suoi 1000 cavalli e arriva questo sistema di torque vectoring all'anteriore che tira sempre dentro, che taglia un po' la potenza al posteriore, la dà all'anteriore, l'auto viene fuori dalle curve come nessuna auto di Ferrari, ma nessuna supercar oggi sa fare. Tecnologia diventa un nuovo punto di riferimento, cambia la gamma Ferrari, 430.000 euro, circa 100.000 euro in più della 812 Superfast, circa il doppio della F8 tributo, ma la tecnologia è impagabile. Avere l'ultimo ritrovato in termini di performance che unisce il meglio della tradizione stradale dei V8 Ferrari alle performance in pista, alla potenza massima da record, tutto questo in chiave ibrida, capace di viaggiare per 25 km in elettrico, in urbano, uscire dal proprio garage in totale silenzio, dal proprio condominio, viaggiare nel centro delle grandi città in modalità ibrida o elettrica, diventare velocissima su strada. La risposta del gas è pazzesca, sempre dolce, sempre gestibile, sempre rotonda, sempre progressiva, aiuta in città, aiuta su strada, aiuta anche in pista i meno esperti. Tutto più facile con quest'auto che fa quasi tutto da sola. Diventa impegnativa ad un certo livello, ma a quel livello tutte le altre auto sono già lontane anni luce. Più veloce di circa 3 secondi sul circuito di Ferrano rispetto alla F8 tributo, più veloce della 488 pista, molto più veloce della 812 Superfast, eppure più facile. Unisce il meglio della tradizione, il meglio delle berlinette stradali, il meglio delle auto da corsa con un pizzico di ibrido che arriva direttamente dalla Formula 1. Difficile pensare a qualcosa di meglio, difficile pensare a qualcosa anche di più rivoluzionario. Poche auto nella storia Ferrari sono state così, ma tutto in modo friendly, in modo dolce, in modo guidabile e personalizzabile a seconda del livello di traction tra race, performance, challenge, e a seconda del livello di taratura e a seconda del livello di settaggio della risposta dell'acceleratore e del funzionamento dei suoi motori. Una sorta di astronave sull'anteriore, questi spigoli, questi fari diversi, lontana anni luce dalla 812 Superfast, lontana anche dalla F8 tributo. Il posteriore, questa sorta di trimarano con questi fari che da tondi diventano più stretti, rettangolari, per segnare un passo, per segnare il cambio, per segnare la tecnologia diversa, per segnare anche l'innalzamento dell'asticella di Ferrari su quest'auto, ma anche l'esclusività di questo modello, diverso da tutto
ciò che abbiamo visto fino ad oggi, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista estetico, ma sempre e solo esclusivamente Ferrari.